Ciao, sono Ugo De Stefani, ormai conosci forse me, di Biomass Evolution e oggi ti porto, anzi oggi sono in compagnia di un bel bufalozzo e alle mie spalle, come vedi, c'è l'abbazia di Santa Apollinare in classe, abbazia molto famosa, molto importante e ti consiglio, anzi, se ti capita di essere qui in zona, vieni a farci un salto perché ne vale veramente la pena. E oggi ti porto qui vicino, dove i miei installatori partner, Climamec, stanno installando un impianto biomassa complessa dopo aver utilizzato il protocollo biomassa sicura e i vari sopralluoghi che sono stati fatti per poter scegliere la soluzione migliore per Matteo. Quindi adesso andiamo, ti faccio vedere un po' tutto quanto dell'abitazione. Se riesco, facciamo anche due parole con Matteo, che è una persona molto bella e splendida. Però tutto questo dopo l'intro e dopo la tua iscrizione al canale e i tuoi bei commenti. Anzi, i commenti te li chiedo sempre all'inizio, in realtà magari falli alla fine quando hai visto il video. Salutiamo l'abbazia e andiamo direttamente a casa di Matteo. Ciao! Dopo aver visto l'abbazia, eccoci arrivati qua a casa di Matteo. Adesso ti faccio vedere un po' da distante un attimino l'abitazione, poi se riesco due parole con Matteo e diritti diritti in sala termica per vedere le lavorazioni degli installatori. Questa è la parte di bifamiliare di Matteo. Qui siamo in presenza di un'abitazione di vecchia generazione. Matteo qui da poco più di un mese e mezzo e ci siamo scambiati un po' di informazioni prima che i tecnici venissero ad applicare il protocollo biomassa sicura con i vari sopralluoghi qui a casa. E Matteo l'ha appena acquistata. Il vecchio proprietario gli diceva che all'incirca all'anno spendeva dai 2000, 2200, 2300 euro per riscaldare questa porzione di casa. Con il protocollo biomassa sicura, poi lo vedrai, tutto questo si andrà ad abbassare parecchio grazie all'installazione da tecnici specializzati, con l'installazione di una caldaia pellet collegata a puffer e anche quattro pannelli solari termici maggiorati. Quindi riscaldamento a alta temperatura, però prima di entrare dentro in casa mi raccomando, like, iscriviti al canale e fammi sapere che cosa ne pensi alla fine di questo video. Altre piccole fasi di lavorazione, qui c'è Marco. Cosa stai facendo? Sto guardando la Ah, in raffinateria. questi video che faccio insieme agli installatori specializzati, io cerco di parlare poco e faccio parlare loro. E fai male. Stiamo guardando gli attacchi per arrivare al puffer, va bene? E andare via perché dobbiamo guardare come fare a fare la cosa più bella possibile. Ok, questa è la stazione solare, ormai la conosci Questo è il mio bene. telefono. Ecco, sì, è vero. Stazione solare dove poi il glicole, l'antigelo dei pannelli solari scenderà all'interno di questa, quindi ci sarà una mandata e un ritorno e il circolatore che poi in base alla richiesta del... Parla tu? Hai chiesto la temperatura dei pannelli, farà fluire attraverso un serpentino che scalderà l'acqua tecnica, che scalderà il sistema sanitario e o termo come integrazione invernale. Bene, devi sapere che Marco è uno molto acculturato. In realtà questo è un video che ho fatto, te lo spaccio come video quasi iniziale, però l'abbiamo fatto dopo aver mangiato e anche bevuto un bicchiere di vino. Era buono, che era buono. Quindi non c'è da dire. Sì, dai, riusciremo a farcela anche questa volta. Ok, bene. Allora, altre due o tre informazioni. Il puffer, come vedi, è in fase di collegamento. Qui sono i raccordi, mandata e ritorno. E la caldaia, vabbè, l'hai già vista prima. E via. Allora, adesso io devo andare, una piccola panoramica anche per quello che riguarda la canna fumaria esterna, anche se siamo a Ravenna, qui abbiamo Dumont, con il quale collaboriamo senza prendere un centesimo, però sono canne fumarie veramente molto buone, e canna fumaria da protocollo in doppia parete, perché sarà tutta esterna e quindi per evitare condense tutte le problematiche che già ti ho detto prima. Dall'interno, questo è il foro che vedevi dall'esterno, poi verrà tutto quanto chiuso, il ventilatore di grande portata e poi qui c'è una prima ispezione nel momento in cui verranno fatte le manutenzioni della canna fumaria. La valvola anticondensa, eccola qua, e insomma caldaia a pellet della Peltek, che è centro metal, che ormai vedi nei miei video, caldaia che qui si prestava molto bene per il volume dell'abitazione e anche per lo spazio che ha reso possibile questa installazione. Bene, adesso ti faccio salutare da Matteo e intanto noi andiamo. Matteo, noi andiamo. Grazie mille per tutto, sai. E tra qualche giorno mi saprai dire come tutto funziona.
Poi, come al solito, tra qualche mese passerò anche da Matteo per vedere che tutto funzioni bene, che anche lui sia contento e che spenda più di 2000 euro di pellet. Certo, beh, ovvio. Al mese. Al mese. Ok, grazie ancora Matteo. Grazie a voi. Ciao. In tutto questo, cessione del conto termico. Ciao.